significa per te l'Assigeco Piacenza? L'Assigeco Piacenza per me è famiglia. È una famiglia perché ormai la conosco da 20 anni circa, 19-20 anni. Sono arrivato qua quando avevo 5 anni e diciamo che per me è stata una seconda casa, abitando molto vicino al campus. Spesso volentieri d'estati, nei momenti liberi, frequentavo l'ambiente. Prima vedevo la prima squadra che giocava, pulivo il campo, poi pian piano mi sono avvicinato al mondo anche della prima squadra, raggiungendo la maggiore età di 17-18 anni, e quindi il mio percorso è stato prima bambino mini basket, adolescente, teenager, e avendo raggiunto la maggiore età, con un ragazzo con un sogno di poter giocare in prima squadra. Mi ricollego al fatto di aver detto famiglia perché fino al primo momento che sono venuto qua l'ho vissuta sempre come non un ambiente sportivo che ti mette pressione, ma veramente come un ambiente familiare dove al minimo problema la società ti viene incontro, cerca di risolverlo insieme. Se hai delle difficoltà anche che non c'entrano con la pallacanestro, comunque la Sigeco è sempre stata pronta a dare una mano a tutti, non solo ai giocatori magari un po' più forti, quelli che possono ambire a essere giocatori di prima squadra, ma anche veramente dal classico bambino che fa la regionale, che viene qua una volta a settimana, al ragazzo che viene qua 7 giorni su 7, che fa allenamenti doppi, eccellenza, prima squadra, tutto quanto. Quindi l'ho sempre vista come veramente una famiglia e sono fiero di far parte di questa società. Cosa hai pensato quando la scorsa estate ti è stato proposto di diventare direttore sportivo della società? Ho pensato, tanto lavoro da fare, poco tempo, e farlo in un'estate così particolare post-Covid, ho pensato mi devo mettere subito al lavoro, tante cose da mettere a posto, rendere disponibili allenamenti, due strutture come il Palabanca e il Campus di Codogno. Con tutte le normative Covid non è stato semplice, la stesura della squadra non è stato semplice, però è stato fatto un lavoro egregio insieme allo staff, insieme al presidente e al vicepresidente. Però, come detto, con tanta passione, tanta voglia di fare, i risultati arrivano. È stata un'estate tosta, obiettivamente, perché ogni giorno uscivano cose nuove, ogni giorno c'era un piccolo problema da risolvere, perché quando ti immergi effettivamente dentro questo mondo ti accorgi della mole di lavoro che c'è dietro, quindi è stata dura per me anche certi giorni stare qua in ufficio fino a 10-10 e mezza, a pensare a tutte le mille sfaccettature, dagli americani, ai voli, ai tesseramenti, alle tasse gala. Devo dire un grazie a Mariangela che tutta estate mi è stata vicino, anche via telefono, anche quando magari ero in vacanza la tampinavo di telefonate, ma effettivamente il lavoro andava fatto bene e poi è andata bene. Quindi sono molto orgoglioso dello staff e del lavoro che è stato fatto quest'estate. Quanto c'è di quello che tu dicevi nella prima domanda, cioè di famiglia, di importanza nei rapporti tra le persone, nel modo in cui tu stai interpretando questo ruolo? Bella domanda, è importantissimo. Questa società, soprattutto avendo già visto un po' il mondo della pallacanestro di Lega 2 anche in giro per l'Italia, vive di persone che amano questo sport, vive di persone che mettono passione e vive di questi personaggi che, senza che tu dica niente, vengono qua magari post lavoro alle 6, 6 e mezza di sera e ti chiedono se vuoi una mano, ti danno un aiuto importante anche a livello emotivo quando magari sei stanco, quando magari arrivano giù momenti difficili, giornate difficili, perché ci sono sempre, ma grazie a queste persone che le società come queste vanno avanti e hanno modo di avere poi un futuro, perché la pallacanestro, soprattutto in questo ambito, è sacrificio, passione, e devo dire solo grazie a Marcello, a Rossano in primis, ma anche a Gigio che lavora qua per la Sigeco. Grazie mille a queste persone. Siamo nei primi giorni del 2021, si può già tracciare un piccolo bilancio di quello che è stata, dopo alcune partite, la stagione della Sigeco. Come ti senti in questo momento? Sopra le aspettative, sotto le aspettative, in linea? Come giudichi il cammino della squadra e anche della società fino a questo momento? Onestamente lo giudichiamo
noi, il nostro staff e la società, positivo, perché è stato fatto un lavoro serio e professionale in estate, come dicevo prima, che sta pagando. Abbiamo fatto una scelta chiara quest'estate, ovvero ridimensionamento del budget più una squadra mirata all'aggressività, avendo tanti elementi giovani all'interno. Cosa che nelle precedenti stagioni era un po' mancata, prediligendo squadre magari più esperte, quindi con più giocatori senior. La giudico mediamente positiva perché, al di là dei risultati che possono venire come non venire, ci sono tantissimi episodi. È positiva perché vedo quotidianamente la voglia dei ragazzi e dello staff e di tutte le persone che lavorano per noi, che collaborano, di stare in palestra con il sorriso, e questa qua è una cosa che mi rende veramente orgoglioso. Quando manca il sorriso, la voglia di stare insieme, è un po' un piccolo fallimento per tutti. E quando entri in palestra, vedi un gruppo che sta bene insieme, che si allena, che ci danno per 2 ore, 2 ore e mezza, rende orgoglioso me, rende orgoglioso il presidente e tutte le persone che hanno costruito in estate a mattoncini questa squadra. Questo non è un progetto, diciamo, one shot, è un progetto che può essere sviluppato nel corso del tempo. In chiusura di questo spazio ti chiedo come vedi il futuro della SIGECO. A maggior ragione quest'anno abbiamo un progetto, ovvero se il Covid lo consentirà, se tanti fattori lo consentiranno, c'è la possibilità veramente di dare un flusso continuo a questa squadra, soprattutto a questo staff che abbiamo voluto. Coach Salieri è una persona che il presidente ammirava nei precedenti anni, e finalmente dopo parecchio siamo riusciti ad averla con noi. Lollo Dalmonte, il suo vice, è una persona che stimo molto. Anche lui spero che possa rimanere qua per tanti anni, perché sono veramente due allenatori che hanno tanto da insegnare e tanto da trasmettere ai nostri ragazzi giovani. Per quanto riguarda poi i giocatori, ovviamente avendo tanti ragazzi così ancora alle prime armi 2000, 2001, 99, c'è il progetto di averli anche per le prossime stagioni. Ovviamente avendo tanti ragazzi giovani puoi permetterti un determinato tipo di progettazione. Sappiamo che magari pagheremo di inesperienza, arriverà tra febbraio-marzo una parte di stagione molto impegnativa con tanti turni infrasettimanali, e non sarà semplice per nessuno, a maggior ragione per un gruppo così giovane. Dovremo essere bravi, stare concentrati, a gestire al meglio internamente i momenti più delicati che arriveranno, non lo sappiamo. Quindi io vedo una SIGECO tra un paio d'anni, speriamo ancora nella categoria, sperando di aver dato seguito a questo progetto, quindi con tanti ragazzi giovani, con le stesse persone che lavorano attualmente, lo stesso staff, vorrebbe dire aver centrato quest'estate l'obiettivo primario, e quindi il mio augurio è quello di poter continuare a fare quello che amiamo. Dai, 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 Lollo, se ci metto meno mi offro un caffè. Ma che sono in cantina. Ho toccato dietro, mi sa. Oh, 10 minuti ci ho messo!